Guarda, la vedo bene perché comunque hanno preso secondo me un ottimo allenatore, molto preparato, anche se giovane. La squadra è stata costruita bene, è stata costruita. Diciamo, hanno questo unico handicap, è stata questa cosa, questa attesa, questa lunga attesa, perché comunque ha penalizzato il Catania. Perché comunque non giocare, non entrare in forma, stare 2 mesi quasi fermi, sicuramente ha penalizzato il Catania, sicuramente. Tutto sommato comunque il Catania ha operato benissimo nel mercato, sia per quanto riguarda la vita tecnica che anche per quanto riguarda gli acquisti, il primo Marotta in attacco, che è sicuramente una grande garanzia per il Catania Calcio. Visto che hai avuto modo di seguire il Catania, la partita Casertana-Catania, ecco, secondo te il bicchiere, classica domanda quando c'è un pareggio, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Allora, per come si stava mettendo la partita, mezzo vuoto, perché comunque c'era al 90esimo, subire quel gol al 90esimo, 91esimo, cioè ovviamente già tu vedi quasi la vittoria in mano, ovviamente mezzo vuoto. Per come ha affrontato il Catania il secondo tempo, è mezzo pieno, perché comunque inspiegabilmente hanno passato il baricentro, hanno passato e non hanno più giocato. Ovviamente poi, se farà sta palla gol è comunque un campo indecente, comunque ci sta sta palla gol per Marotta che è rimbalzata proprio davanti e non ha portavoce, è riuscita a metterla dentro e poi ahimè, voglio dire, la punizione purtroppo secondo me poteva comunque respingerla lateralmente anziché buttare l'aria di rigore portiere, però Caserta comunque ha la squadra dei grossi nomi. Pareggiare a Caserta non sarà facile per nessuno, appena entrerà la squadra. Sì. Peccato, perché comunque io già mi gustavo questa vittoria, è arrivata, non è arrivato il pareggio, però comunque alla fine diciamo mezzo pieno, dai. Catania si vive calcio da lunedì fino a domenica sera, per cui voglio dire, cioè, è una piazza particolare, lì si campa di calcio proprio, la gente. Sono tutti, ci sono quelle grandi piazze che non esistono, la Juventus, l'Inter, il Milan, le piazze che esistono solo in Catania. Io poi ho vissuto proprio in quel periodo, quando successe la radiazione, no, del 94, 93-94, che poi Massimino ha fatto fallire il titolo, l'ha portato avanti a tenuta in vita, e poi si è ripescato in eccellenza, e poi l'anno dopo in Serie regionale, arrivo io, e vince il campionato, no? Per cui la gente, io mi ricordo che comunque c'erano due squadre, c'era il Catania e Massimino in Interregionale e l'Atletico Catania di Proto in Sì. Serie C, e noi facevamo l'Atletico di Proto, faceva 1500 persone, che la maggior parte erano tutti i familiari dei calciatori, il Catania faceva 15.000 persone, 20.000 persone, per cui è una piazza che comunque è rimasta legata alla tradizione, ai colori, al 1946, a Massimino.